In questo video vi mostrerò le strategie segrete che Novak Djokovic usa per raggiungere l'eccellenza sia fisica che mentale. E vedremo come a nostra volta possiamo implementare queste sue strategie nella nostra routine quotidiana, sia tennistica che nella vita di tutti i giorni. Non dico che con queste strategie arriveremo ai livelli di Djokovic, ma sono sicuro che vi potranno essere di molto aiuto, come a loro volta hanno aiutato Djokovic. Quindi andiamo subito al video. Let's go! Benvenuti o bentornati su Mac Tennis Project. Io sono Michele, sono il mental coach di questo canale e aiuto i giocatori di tennis a oltrepassare i propri limiti e riuscire a tirar fuori le proprie risorse intrinseche e utilizzarle al meglio nel gioco del tennis. Come detto dall'intro, in questo video andremo ad analizzare le strategie che hanno permesso a Djokovic di migliorare sensibilmente il suo gioco e la sua vita personale. Infatti Djokovic usa un approccio olistico mirato alla salute e al benessere sia fisico che mentale per performare al meglio nel campo e nella vita di tutti i giorni. Detto questo, andiamo subito a vedere i quattro pilastri su cui si fonda la sua strategia. Il primo pilastro è la dieta rigorosa, che per Novak Djokovic è un elemento fondamentale della sua strategia per raggiungere l'eccellenza fisica e mentale. Il tennista ha deciso di seguire una dieta a base di cibi interi, naturali e biologici, evitando il glutine, i latticini e lo zucchero raffinato. Djokovic infatti ritiene che una dieta sana e bilanciata sia fondamentale per il mantenimento della salute fisica e mentale. Il glutine, ad esempio, può causare infiammazioni nell'intestino e nella pelle, provocando un'ampia varietà di sintomi come dolori articolari, problemi di digestione, eruzioni cutanee e stanchezza. Inoltre, il glutine è presente in molti cibi raffinati e processati, che sono spesso ricchi di zucchero e grassi saturi, ingredienti che possono causare infiammazioni e problemi di salute a lungo termine. Djokovic evita anche i latticini, in quanto possono causare infiammazioni nell'intestino e nel corpo, e perché il latte di mucca spesso contiene ormoni artificiali e antibiotici che possono essere dannosi per la salute umana. Lo zucchero raffinato è un altro ingrediente che il nostro tennista evita, in quanto può causare picchi di zucchero nel sangue e aumentare il rischio di malattie come il diabete e l'obesità. Invece il tennista preferisce consumare alimenti naturali e biologici come verdure a foglia verde, cereali integrali, proteine magre e grassi sani come l'avocado, l'olio d'oliva e le noci. Questa dieta rigida aiuta Djokovic a mantenere il suo corpo in forma, fornendogli le giuste quantità di nutrienti per migliorare la sua salute e prestazione sportiva. Inoltre, questa dieta sana e bilanciata aiuta a ridurre il rischio di malattie croniche e aumentare la longevità, quindi. Djokovic è convinto che la sua dieta sia un elemento fondamentale per raggiungere l'eccellenza fisica e mentale e sta incoraggiando le altre persone a seguire il suo esempio, così proprio ad adottare una dieta sana e naturale per il proprio benessere. Secondo pilastro, allenamento fisico. Djokovic è noto per essere uno dei tennisti più in forma al mondo e l'allenamento intenso fa parte della sua strategia per raggiungere l'eccellenza e la massima prestazione. Il tennista serbo descrive un programma di allenamento estremamente impegnativo che prevede ore di lavoro sulla forza, la resistenza e la velocità. In particolare, gli allenamenti di Djokovic sono specifici per il tennis e si concentrano sulla tecnica, la tattica e la condizione fisica necessaria per competere al più alto livello. Djokovic lavora duramente sulla sua forza muscolare per essere in grado di scagliare potenti colpi di diritto e rovescio, sulla resistenza per essere in grado di durare lunghe partite a 5 set e sulla velocità per essere in grado di coprire rapidamente il campo. Ma diciamo che non si tratta solo di lavoro fisico. Djokovic comprende anche l'importanza dell'allenamento mentale e della preparazione psicologica. Djokovic si allena costantemente sulla concentrazione, sulla visualizzazione e sulla gestione delle emozioni per essere in grado di mantenere la calma e la lucidità sotto pressione.
Djokovic infatti trascorre molte ore in palestra nella sala pesi sul campo da tennis, ogni giorno lavorando con il suo team di allenatori e preparatori fisici. Il tennista serbo crede che l'allenamento sia la chiave per migliorare le proprie capacità tecniche e tattiche sul campo, ma anche per sviluppare la forza mentale necessaria per vincere. L'allenamento intenso richiede un grande impegno e disciplina, però Djokovic è convinto che questo sia il prezzo da pagare per raggiungere l'eccellenza. L'allenamento costante e il duro lavoro gli hanno permesso di diventare uno dei migliori tennisti della storia e di vincere numerosi titoli importanti. Terzo pilastro. La meditazione. La meditazione è una delle componenti fondamentali nella strategia di Djokovic. Infatti, pratica la meditazione da molti anni e utilizza la tecnica meditativa di meditazione trascendentale per migliorare la sua concentrazione e la gestione dello stress. La meditazione trascendentale è una tecnica di meditazione basata sul mantra che prevede l'utilizzo di un suono o una frase ripetuta mentalmente per raggiungere uno stato di rilassamento profondo. Djokovic ritiene che la meditazione trascendentale sia uno strumento essenziale per raggiungere la pace mentale e l'eccellenza fisica. In particolare, la utilizza per migliorare la sua attenzione sul campo da tennis. Infatti, la capacità di mantenere la concentrazione è fondamentale per un tennista, in quanto permette di rimanere focalizzati durante la partita e di prendere le decisioni giuste al momento giusto. Poi, la meditazione è anche uno strumento per la gestione dello stress. Infatti le pressioni e le aspettative di un tennista di alto livello possono essere molto intense e la meditazione lo aiuta a mantenere la calma e la lucidità sotto pressione. Djokovic pratica la meditazione quotidianamente, dedicando almeno 20 minuti al giorno a questa pratica. Infatti la meditazione fa parte della sua routine giornaliera insieme alla dieta rigorosa e agli allenamenti intensi. La meditazione è stata dimostrata essere efficace anche in altri campi dello sport e della vita, e Djokovic è uno degli tanti atleti che ha adottato la meditazione come parte integrante della sua strategia per raggiungere l'eccellenza. Quarto pilastro, lo yoga. Lo yoga è un'altra componente fondamentale della strategia del nostro tennista. Infatti utilizza lo yoga come strumento per migliorare la sua flessibilità, l'equilibrio e la forza, oltre ad aiutare a prevenire gli infortuni. In particolare Djokovic pratica lo yoga per migliorare la sua flessibilità, che è fondamentale nel tennis per eseguire movimenti fluidi e precisi. La flessibilità aiuta anche a prevenire gli infortuni e a recuperare più rapidamente da eventuali lesioni. Inoltre lo yoga lo aiuta a migliorare il suo equilibrio, che è essenziale nel tennis per mantenere una buona posizione sul campo da gioco e per eseguire colpi precisi e potenti. La pratica dello yoga aiuta anche a sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio corpo e della propria postura, favorendo l'equilibrio e la stabilità. Infine, aiuta anche a migliorare lo yoga a migliorare la forza, in particolare nella zona del core, che è fondamentale nel tennis per mantenere la stabilità e la potenza nei colpi. La pratica regolare dello yoga può aiutare a sviluppare una maggiore forza muscolare e a migliorare l'efficienza del movimento. Djokovic descrive lo yoga come un'attività che gli permette di migliorare una sua consapevolezza del proprio corpo e della propria mente, favorendo l'integrazione tra i due. La pratica dello yoga aiuta a sviluppare una maggiore consapevolezza del respiro, che è fondamentale nel tennis per mantenere la calma e la lucidità sotto pressione. Ecco, questi erano i punti cardine su cui si fonda la strategia di Djokovic e penso che veramente alla maggior parte di tutti noi possano veramente tornare utili questi consigli. La dieta, la meditazione, lo yoga, fare bene sia al nostro corpo sia alla nostra anima. E non solo riguardante il mondo del tennis, perché questa cosa si riflette, come ho già detto ampiamente prima, nella vita di tutti i giorni. E secondo me questo è una combo perfetta, questa cosa. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Niente, iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete il piace, attivate la campanellina, eccetera, eccetera. Ci vediamo nel prossimo video. Buon tennis a tutti.